we have an app. There is a QR code outside. You can download the app to have the translation. We will be talking, we will be speaking in Italian in this session. So I urge every non-Italian speaker to download the app and listen. Do you have a earphone? No. How do you call that? Yeah. Okay. I have some. If anybody has ear stuff to share. Oggi avremo la visita alla permanente e quindi insomma riprenderemo le cose di cui abbiamo parlato ieri e domani la visita al deposito. Sono molto contenta di poter insomma parlare oggi qui con Wissal Ubabi, che è un'artista, l'avete vista fare una performance, ma è anche una compagna. Era molto importante insomma il suo contributo, un po' l'avete dedotto dalla performance, ma mi sembra fondamentale sottolineare una cosa. Wissal è un'artista politicamente coinvolta, è un'artista che ha scelto di mettere al servizio e senza soluzione di continuità la sua arte alla causa antirazzista. Ne parleremo, ma oltre ad aver attraversato pratiche pedagogiche ripetutamente, Wissal porta la poesia e le performance anche all'interno delle manifestazioni. È usuale che la sua voce ci accompagni e che ci permetta di esprimerci in questi momenti in cui dimostriamo, manifestiamo purtroppo troppo spesso a seguito di morti. Infatti questa performance è dedicata a Younsel Bassettawi. Adesso ne parleremo, forse possiamo iniziare così. Come avete visto ci sono stati momenti di commozione. Questo è, come stavamo dicendo prima con Gaia, in qualche modo è anche liberatorio, perché molto spesso non c'è spazio per parlare, per dire queste vite e questi morti, e quindi in un certo senso in questa pratica si mescolano molti aspetti che hanno a che fare con il riappropriarsi di uno spazio di parola, di uno spazio anche di lutto, ma di uno spazio di liberazione. E quindi sono contenta di essere qui con la mia amica compagna Wissal e ti chiederei insomma di iniziare come preferisci, ma magari parlandoci anche di come è nata questa performance e insomma del tuo rapporto con la sorella di Jones. Come state? Ok. Allora, il 19 luglio del 2021, appunto Younsel Bassettawi viene ucciso dall'assessore Massimo Adriatici a Voghera. Cioè, mi ricordo che ho letto l'articolo e sentivo proprio che non mi mancava l'aria, quindi ho iniziato a dare testate al muro. Ho un modo, diciamo, difficile di gestire la mia emotività. Quando succedono queste cose mi si scatena una rabbia che non so gestire. E infatti, diciamo, la lotta, la scendere in piazza per me è il minimo. È il minimo per poter placare il mio nervosismo in quelle situazioni, perché mi avvelena. Quindi succede che
Per fortuna Younes Bussettawi ha una famiglia in Italia e la sorella Behija ha avuto la forza e il coraggio, diciamo, di attivarsi nonostante il lutto, chiamando tutte e tutti a scendere a Voghera insieme a lei. Scendiamo in piazza ed è stato disarmante, ma non è stato né la prima né l'ultima volta che la città, soprattutto la città di provincia, ci accoglie con molta ostilità. È successo anche quando siamo state a Civitanova, quando siamo state a Padova, le reazioni delle città in cui andiamo a manifestare gli omicidi razziali sono sempre o il silenzio più assordante, se non peggio, attivano anche delle forme, diciamo, di sicurezza contro di noi. Paradossalmente, noi andavamo a dire che la sicurezza è un qualcosa che manca a noi. E infatti tutti i negozi erano chiusi quel giorno, erano chiusi i negozi, tranne alcuni, e sembrava di vivere in uno stato quasi di terrorismo, diciamo, perché arrivavano i marocchini e arrivavano le persone a manifestare, quindi avevano paura della reazione. E lì ho visto i genitori di Younes Bussettawi, la sorella di Younes Bussettawi, e il padre, andando a fare le condoglianze, disse: noi comunque siamo persone per bene. Ecco che dopo anche l'omicidio il padre sente il bisogno di qualche modo giustificarsi, e questo l'ho vissuto come l'ennesima, diciamo, violenza di questa mentalità, no? Per cui sei considerato un mostro. Le politiche della Lega Nord. La Lega Nord è un partito di destra populista, diciamo, vabbè, comunque è un partito che si basa molto sulla discriminazione e sul razzismo, proprio perché appunto difendono l'identità italiana, difendono i confini, eccetera, eccetera. Questo dico, cioè, sintesi di questo partito che si chiama Lega Nord, ma poi si è allargato allo piano nazionale negli ultimi anni. E il partito di Lega Nord, prima della morte di Younes Bussettawi, negli anni iniziava a fare una propaganda su quella che era la legittima difesa. E la legittima difesa e prendeva come modello Trump e soprattutto la legalizzazione anche delle armi, no? Cioè, tutti, se molto il discorso era: se qualcuno viene a casa mia a rubare, io ho il diritto di difendermi. E questa cosa voleva anche sdoganare questo piano. Io ho vissuto l'omicidio di Younes Bussettawi come un tentativo di vedere che reazione avrebbe avuto, diciamo, questo cambio anche politico, una messa alla prova sostanzialmente. Younes Bussettawi è stato ucciso appunto da un esponente della Lega Nord. Quindi parlare di legittima difesa e parlare del diritto a difendersi anche attraverso le armi e poi riscontrare un caso così emblematico, un politico, un assessore, che chiamavano lo sceriffo oltretutto, perché a lui piaceva andare in giro con la sua pistola, che spara a sangue freddo un ragazzo senza fissa dimora, fragile, che ha, diciamo, subito tutte quelle che sono state le ripercussioni della quarantena, perché Younes Bussettawi aveva una famiglia, aveva un lavoro, aveva una vita, ma in quegli ultimi anni aveva perso il lavoro, si era ritrovato a vivere in mezzo alla strada e
lo identificavano come una persona delirante. E questa è stata la giustificazione di questo omicidio. Nonostante tutto, uccide questo ragazzo, e in quel momento, essendo lui l'assessore alla sicurezza, all'arrivo delle forze dell'ordine, è lui a dare le direttive. È lui a dire ai testimoni: voi avete visto questo, non avete visto questo. E lui sale senza manette, senza nulla, nell'auto delle forze dell'ordine, come se fosse il loro capo, perché effettivamente e tecnicamente era il loro capo. Ho pensato a Ilaria Cucchi. Ilaria Cucchi è un caso di una sorella, sempre, che per 10 anni ha provato a dimostrare che suo fratello era stato ucciso dalle forze dell'ordine, e ci ha messo 10 anni. Ilaria Cucchi viene da una famiglia, Stefano Cucchi vengono da una famiglia benestante, italiana. E quindi ho pensato quanto ci avrebbe messo Behija. E ho pensato alla disillusione, fondamentalmente, e a tutto quello che si racconta quando si parla di giustizia e si parla di credere nello Stato, di avere quasi fede, in un certo senso, no? nel pensare che ci possa essere, diciamo, un qualcuno che ci protegga. No, non c'è niente, non c'è niente di tutto questo. L'unica cosa che può difendere la nostra dignità è appunto la voce, la nostra voce, la nostra presenza. Ed è il motivo per cui essere attive nella lotta antirazzista è fondamentale, soprattutto per il piano simbolico, perché non c'è un'alternativa, resta soltanto un silenzio assordante, resta soltanto un'ingiustizia di fondo. La giustizia italiana è pensata soltanto per persone autoctone, non è pensata per persone razzializzate. A maggior ragione che le politiche di immigrazione poi si basano sul reprimere più possibile le persone razzializzate, allora la giustizia italiana è pensata per essere ingiusta proprio con le persone razzializzate. E mi ha colpito la lucidità con cui, nonostante tutto, Behija manifestava la sua rabbia. Appunto, diceva: se l'assessore è libero, allora mio fratello è vivo. E come questa frase semplice, appunto, in realtà sembrava la cosa più complessa del mondo. Grazie. Ne parlavo anche prima, che a me personalmente il processo di scrittura riporta anche ad una dimensione scolastica del dover descrivere, ma in modo coerente. Quindi, per aprire il dialogo, cioè, quanto di quella normalità passa dalla scuola e dal contesto scolastico e da tutto quel sapere che viene passato per normale, ma che è intrinsecamente violento. E poi mi viene da pensare che apprezzo il modo analitico attraverso cui vai avanti nell'analizzare la frase inferiorizzante, perché lo vedo come uno schiaffo razionale a il linguaggio che ci hanno insegnato a essere normale e giusto. Ho sentito tanta fragilità e dolore nel tuo racconto, una difesa legittima, secondo me, anche psicologica, nel senso di non accettare
le parole che ti danno, nel senso lo spieghi, però non bisogna accettare quello che dicono che è normale, quello che no, è così, è una parola usata appunto apposta per distinguere uno della gente, uno dell'altro. Però penso che abbiamo bisogno di una difesa psicologica per riuscire, perché io sono anziana, allora io vivo questa cosa e in un certo senso a volte io cerco un modo di affrontare questo dolore e rispondere per farmi sentire meglio insieme ad altre persone. Volevo solo dire che una difesa legittima è anche psicologica, di imparare a difenderti su anche quel livello lì. Sì, diciamo, ci sono molti livelli, quello emotivo, quello psicologico, e come lavorano, come il piano emotivo lavora con quello psicologico. E, io ho usato la scrittura, allora, diciamo, per me non doveva essere una storia che doveva finire in archivio. E quindi, diciamo, portarla con me in qualsiasi luogo. Chi non conosceva gli Unespossettavi, oggi spero che sappia chi era. E bisogna mantenere energeticamente solidarietà alla famiglia Vusettawi finché non ci sarà un riepilogo, e potrebbe durare veramente una vita. L'altro lato, il piano della scrittura, appunto, è molto difficile gestire emotivamente la propria rabbia, la propria tristezza, il proprio dolore. È un qualcosa che si affronta sul piano individuale, solitario, se si ha la fortuna si compartisce, diciamo, con le persone che condividono la stessa rabbia e lo stesso dolore. E, però in qualche modo, diciamo, scrivere questo testo ho cercato di tirare fuori tutto, anche il piccolo granello di veleno che potevo avere, quindi unire il micro con il macro, cioè il caso eclatante di Younes Vusettawi che viene ucciso, con le piccole particelle di razzismo che avvelenano le nostre vite, perché questa cosa ci riguarda a tutte e a tutti. E perché soprattutto molto spesso poi anche la politica inaridisce le persone. Ovviamente Younes Vusettawi non è stato l'unico, l'ultimo omicidio razziale, ce ne sono stati altri. I nostri calendari di vita, cioè, diciamo, per chi lotta, per chi fa antirazzismo, i nostri calendari di vita sono segnati dagli omicidi razziali. E prima della manifestazione per Usema, e dopo la manifestazione per Alika, io calcolo la mia vita in base anche a questo genere di eventi che segnano un ritmo nella mia percezione politica. La politica inaridisce emotivamente, perché bisogna costruire uno scudo anche per difendersi, bisogna costruire un qualcosa che non puoi subire costantemente la sofferenza, il dolore,
e sentire che come se fosse stato tuo fratello o tua sorella ogni volta. Però è anche vero che il lato emotivo genera creatività molto più del lato razionale, ovvero iniziare a costruire degli scudi che mi pongano soltanto su un piano di analisi politica, non lo accetto per un motivo molto semplice, perché io sono cresciuta in Italia e sono venuta qui che avevo 3 anni e mi ricordo che da bambina, da infante, ero una bambina molto, molto dolce, molto tenera, ero una bambina timida, molto timida. Sono state le quotidiane manifestazioni di razzismo che mi hanno messa nella condizione di dover essere forte, chiusa, difendermi emotivamente e diventare rigida. Fare fatica anche a dare un abbraccio. E quindi per me emozionarmi, essere fragile, è una rivendicazione per me importante. Io rivendico la possibilità di essere fragile. Io piango a tutte le manifestazioni, non mi interessa nascondermi. Voglio essere triste in quel momento perché per me è importante esorcizzare quelle emozioni, perché mi devo purificare anche e soprattutto devo tenere il cuore attivo, che è quello che mi fa sentire umana. Non è l'analisi politica che mi spinge alla politica, è le emozioni che provo. E prima di pensare che è ingiusto, razionalmente, penso a quello che provo emotivamente. E questo è il piano, diciamo, che molto spesso manca quando si inizia a pensare all'attivismo, alla politica come un fattore di giustizia sociale neutro, ma in realtà o in qualche modo ci ha annientato emotivamente, quindi su un piano umano organico, annientato, e per me è un processo di disumanizzazione anche questo, e lo riscontro anche quando appunto si parla di fragilità bianca, no? E di quanto le emozioni forti le persone razzializzate le vivono quotidianamente. Poi quando vai a spiegare queste emozioni forti, che poi nella nostra normalità invece sono state metabolizzate, fai fatica a condividere delle esperienze anche emotive con persone che non subiscono delle oppressioni. C'è, diciamo, abbiamo delle emozioni muscolari, non so come dire, allenate, non so. Io volevo sottolineare questo aspetto, no? Perché era importante, insomma, che Wissal fosse qui oggi, perché effettivamente Wissal è una delle voci che ci accompagnano nella lotta antirazzista e che scandiscono in qualche modo i nostri attraversamenti delle città, degli spazi, facendo in modo che una pratica artistica divenga effettivamente una pratica comunitaria, facendo in modo anche, insomma, produrre cioè a questa rabbia che rischia di essere avvertita individualmente e che quindi rischia di annichilire i soggetti singoli, diventa invece un qualcosa di cui possiamo prenderci cura collettivamente. E c'è questa dimensione sicuramente molto forte di lutto. Questa è una cosa che noi abbiamo in comune, insomma, con i movimenti antirazzisti in tutto il mondo. C'è però anche, e quindi questa dimensione di lotta e lutto. Però c'è anche da dire che rispetto
a quello che si fa, che in Italia c'è un'invisibilizzazione molto forte del razzismo e di questo tipo di vicende. Solamente pochi mesi fa, forse neanche pochi mesi fa, forse un mese e mezzo fa, dopo 15 anni è stata messa una targa qua a Milano in ricordo di Abba, dichiarando per la prima volta che quello è stato un omicidio razzista. Nel 2008, quando Abba, Abdul Ghibre, un ragazzo di 19 anni, è stato ucciso a sprangate, nessuno ha parlato di razzismo in Italia. Allora, quando Wistal ieri faceva l'intervento, diceva George Floyd è stato un richiamo globale, stava parlando di noi, stava parlando del fatto che all'interno del nostro paese, nonostante abbiamo riempito qualsiasi piazza durante il Black Lives Matter, non è lo stesso per tutti gli innumerevoli George Floyd, ma anche donne, perché dimentichiamo sempre anche questo aspetto, che invece, no, come diceva, riempiono il nostro calendario. E ci sono, cioè, dobbiamo interrogarci, no, sul perché. E quindi questa pratica di è la pratica di dire il nome, viene esplosa attraverso il racconto della vita. Questo non lo fa solo Wistal. Durante la manifestazione per la manifestazione a Civitanova quest'estate, quando di nuovo è stato ucciso Ali Kagurciuku, un uomo nero, disabile, che faceva l'ambulante, è stato ucciso con la sua stessa stampella in pieno giorno davanti nella strada del commercio di Civitanova. Tommy Cuti, un rapper afro-italiano di Brescia, ha scritto una canzone per Alika. In qualche modo questa è proprio una pratica che sta accompagnando, una pratica di commistione di arte e lotta che sta caratterizzando questo nostro periodo di mobilitazione. Ed è qualcosa, insomma, che ha sicuramente eco, cioè che prende da storie di lotta antirazzista transatlantiche, europee e non solo. Se non ci sono interventi e domande, io vorrei chiederti, Wissal, di raccontare un po', perché questo impegno è un impegno trasversale, in cui attraverso l'arte si fanno anche pratiche pedagogiche. Siamo entrate anche insieme all'interno di scuole, attraverso laboratori. Quindi se volessi raccontare anche un po' di come si inserisce questo elemento all'interno del tuo lavoro più complessivo. Ok, vabbè, io mi sveglio la mattina e penso al razzismo finché non vado a dormire la notte. Penso al razzismo. Sono molto, molto, molto monotematica. Devo dire che, appunto, l'unica novità nella mia vita sono le serie TV coreane, che guardo soltanto perché posso evadere totalmente dalla mia vita. E mi stanno anche prendendo molto. Vabbè, chi mi conosce lo sa benissimo, perché racconto tutte le trame, faccio quel momento di evasione. Però sì, allora per me il rap è stato molto importante, infatti ieri lo accennava Magda, il rap è stato molto importante e molto spesso quando si parla di privilegio appunto poi si dice no, però guardiamoci qua, chi sono le persone, chi non sono le persone. Io vengo da un percorso totalmente anomalo, non ero assolutamente prevista di essere qui, appunto come dice Audre Lorde.
po' sono entrata dalla finestra, come si dice. E ho fatto un percorso molto da mia comunità, cioè ho fatto una scuola professionale, alberghiero, ho lavorato nella ristorazione, ho lavorato come veramente una sfruttata. Ho fatto una vita da marocchina, proprio da immigrata, dove il gap tra i miei genitori e me era già ben alto, diciamo, ma da lì a pensare di fare il liceo, fare l'università, fare arte, cioè un mondo parallelo, cioè come andare su Marte. E sono cresciuto in un paesino piccolissimo, 300 anime, quindi già vivere in una città era una conquista, un grande, diciamo, un percorso. Il rap, l'hip hop, è stata la mia passione, un'evasione, e il razzismo è stato nominato attraverso la musica rap, punto. Quindi la mia coscientizzazione è passata attraverso la musica, la musica hip hop, e questo paese di 300 persone in cui l'unica famiglia di immigrati eravamo noi, era chiaramente un contesto in cui non avrei mai sentito la parola razzismo, in cui non avrei mai, diciamo, rielaborato quello che stavo vivendo attraverso un'altra chiave. Quindi io sicuramente ero la famiglia immigrata, la madre che porta il velo, il padre marocchino che fa il vukumpra, tutti i cliché. Ma le emozioni che vivevo erano vergogna, senso di colpa, inadeguatezza, sentirmi fuori luogo, camminare con la punta dei piedi, barricarci a casa, frequentare solo persone come noi e farsi piccole, piccole, piccole per non far sentire di disturbare. I piccoli paesi di borghetti, eccetera, sono delle piccole enclave dove la cultura italiana è molto, molto, molto tradizionalmente portata avanti, e soprattutto sono anche contesti in cui le famiglie sono benestanti. Cioè, io vivevo tranquillamente in un contesto in cui facevi 18 anni e avevi il regalo una macchina e un appartamento. E noi subivamo gli sfratti e ci seguivano e ci pedinavano i funzionari di Equitalia. Un bel gap, diciamo, tra noi e il resto. Appunto, ascolto musica rap, inizio a sentire delle riflessioni, inizio a far muovere, diciamo, alcuni neuroni e dico ok, forse non è che mi devo sentire in colpa io, forse sono gli altri che si stanno comportando male. Forse è difficile però quando tutti si muovono in un modo e tu sei una che pensa diversamente, è difficile accusare tutti gli altri che stanno tutti sbagliando, no? Come fai? Quindi è un processo di coscientizzazione, dovevo essere molto sicura, quindi ho iniziato ad ascoltare molta musica perché non potevo parlare con nessuno, quindi molto spesso la comunità hip hop vive collettivamente, io ho vissuto in totale condizione totale solitaria, proprio ascolto, metabolizzazione. Dico musica hip hop perché a casa mia anche comprare libri era un lusso che non ci potevamo permettere. Alle superiori ho fatto il professionale, ma comunque i libri o venivano regalati dal chi stava a livello, diciamo, l'anno successivo, oppure chiedevo alla persona di mettere in mezzo il libro, cioè manco i libri, quindi non è che potevo scoprire attraverso la letteratura o i saggi che cosa era il razzismo, Fanon, Malcolm X, Angela Davis. I rapper, accessibilità totale. E come questa cosa è arrivata, questo è MTV sarà stato, non so come. E quindi niente, mi ossessiono. E quindi ecco, vi ho raccontato questo per dire che non do nulla per scontato, perché per me nulla è stato scontato. E cioè, per farvi capire il lusso a casa, cioè, questa cosa
mi fa sempre molta simpatia. Mio padre provava il suo momento di gioia quando dopo cena diceva alla mamma: vai a prendere lo yogurt. Ecco, quello era un momento di adesso ci mangiamo uno yogurt, era come dire: guarda, ci abbiamo un tetto sopra la testa, ti mandiamo a scuola, adesso ci prendiamo lo yogurt che è la ciliegina sulla torta. Questo è, quindi la cultura da immigrata è una cultura estremamente precaria, perché io sapevo di essere in Italia oggi, però se le difficoltà superavano il limite noi dovevamo tornare. Quindi certo, cammini a testa bassa, studi a testa bassa, cerchi di fare meno errori possibili. Essere giovane per me è stata qualcosa che ho scoperto negli ultimi anni, perché cioè, non sei giovane, non sei un adolescente, non sei una bambina, sei una persona che condivide con la propria famiglia tutte le difficoltà, le responsabilità e i doveri. E diventi giovane quando stabilisci una serie di stabilità, appunto, di punti fermi, e solo lì puoi avere la leggerezza di dire: anche io voglio darmi la possibilità di spensieratezza. Però la spensieratezza arriva in un'età adulta, matura, dove diciamo quello che gli adolescenti facevano nell'età adolescenziale lo inizi a fare più tardi, perché non era possibile. Quindi per me gli adolescenti sono una fase, diciamo, che mi interessa, diciamo, mi interessa interagire con gli adolescenti, perché ogni volta che ascolto musica rap io stessa mi sento un adolescente, è stato il mio unico spazio di evasione. E perché so quanto è stato necessario per me, diciamo, avere questa chiave di lettura del mondo. E perché appunto ho questo motto nella mia testa che mi spinge a stare sul pezzo, e cioè essere la sorella di cui avrei avuto bisogno. Io non ho avuto una persona che mi ha spiegato le cose, che mi ha consolata, che mi ha detto prova a seguire questa via, che mi ha dato una proiezione, un'ambizione, una prospettiva. Quando fai tutto da sola, ma tutto da sola vuol dire nella nebbia più totale, è molto difficile il percorso, perché molto spesso fai conti con: non sono all'altezza, non me lo posso permettere, chi mi credo di essere, non è possibile. Se gli unici modelli che hai sono badanti, ambulanti, in bianchini, idraulici, come fai a pensare di fare qualcos'altro nella vita? Essere la sorella di cui avrei avuto bisogno penso che sia praticamente quasi il motivo per cui tutto quello che faccio è ruota attorno, sostanzialmente. Sì, giusto, in tutto questo non è stato esplicitato il come è anche attraverso laboratori rap a scuola, in cui si parla di rap e antirazzismo, e in cui effettivamente la corporeità e la vicinanza e il poter essere da modello è parte integrante del lavoro. Questo è qualcosa che abbiamo fatto più volte assieme, ed è una delle pratiche che stiamo esplorando molto, anche con collaborazioni con associazioni e anche, no, dopo incontri come questo in cui magari partecipano dei docenti e ci invitano a parlare delle scuole, ed è una cosa che facciamo spesso. L'ultima esperienza che abbiamo avuto in realtà non è un laboratorio rap, ma è stato un Trivial Pursuit sull'Africa che abbiamo prodotto
è fatto circolare insieme a un'ONG che si chiama CRIC durante la settimana dell'antirazzismo, in cui di fatto abbiamo fatto questo gioco, cioè questa idea di gamificare un po' l'apprendimento per destabilizzare un po' le persone e portare delle narrazioni diverse rispetto al continente, nella consapevolezza, no? Che la dimenticanza è una delle forme della violenza epistemica, e quindi tutto quello che noi non sappiamo dell'Africa è parte della ragione per cui esiste un razzismo specifico rispetto alle persone che vengono dal continente. E abbiamo chiesto, e di fatto è stato così, che questi laboratori fossero, ci siamo messi d'accordo in modo che questi laboratori fossero condotti solamente da persone razzializzate, non necessariamente afrodiscendenti, ma anche il regista Surang Katungampala ha fatto il laboratorio, l'associazione Afro-Veronesi ha fatto il laboratorio, io, Wissal, Kwanza Musi dos Santos, e quindi insomma un po' all'interno delle nostre pratiche questo di entrare negli spazi della scuola è una delle cose che facciamo con tutti gli strumenti che abbiamo e anche con alcuni che ci inventiamo sul momento a volte. Grazie. Wissal, hai parlato di rap e hip hop come pratica artistica in cui hai trovato una liberazione, in cui hai attraversato e continui ad attraversare una coscientizzazione. L'hip hop arriva in Italia a fine degli anni 80, i primi rapper italiani scimmiottano il rap in inglese, cominciano a fare i propri testi, ma inizio anni 90 abbiamo pochi gruppi che cominciano ad essere politicizzati, le posse, le crew, e adesso negli ultimi forse neanche 10 anni abbiamo finalmente un'insorgenza di rap che è fatto da figli di migranti. Volevo sapere da te quali sono le similitudini che trovi o le differenze nel rap italiano cantati dai figli dei migranti, e se trovi che questo sia un segno di riscatto nonostante la politica stia andando sempre più contro anche chi fa solo musica, no? Vediamo rapper con origini marocchine che hanno così tanto successo, ma allo stesso tempo hanno anche quel vissuto familiare di provenienza migratoria che gli porta a non avere la vita comune degli altri loro amici italiani rapper, e che quindi hanno avuto questioni con la giustizia, no? E vediamo la giustizia che è la giustizia. Vediamo la polizia che gli va dietro. Vediamo giovani rapper che stanno facendo la storia della musica rap italiana e che stanno subendo DASPO, per cui l'unica cosa che hanno è la musica, perché sono cresciuti a 15 anni, magari erano già in carcere, e l'unica cosa che loro anche rivendicano è proprio la musica. L'unica cosa che sappiamo fare è la polizia, anziché metterci in carcere, ci dà DASPO, ci vieta di salire sui palchi d'Italia. E adesso stanno andando all'estero. Volevo che tu ci dicessi qualcosa in merito. Grazie. Giusto per capirci, DASPO è una misura che si dà in Italia di solito ai tifosi di calcio, ma anche agli attivisti, di allontanamento da determinate città, per cui di fatto impedisci che le persone possano performare o comunque, cioè, entrare in quella città. Io dico due parole, ma se vuole anche Simone dire qualcosa. Io sono una grande appassionata di pop, ma faccio poesia. Poi ci sono degli artisti pop, se vuoi condividere qualche cosa anche tu, che è una visione interna. E, allora, io sono cresciuta con rap statunitense, rap francese, rap marocchino. Il rap italiano è considerato la grande anomalia nel contesto europeo, perché non è un rap, diciamo,
legato alla storia della diaspora, o meglio, c'è la storia della diaspora, ma non è passata come la storia ufficiale. All'inizio, nei primi gruppi rap, c'erano presenze di persone nere, o comunque razzializzate, poi a un certo punto, nell'arco del tempo, spariscono. Si inizia a parlare di Amirissa come di un fenomeno che rappresenta, poi cioè, veniva raccontato ai giornali con tutti i cliché, no? Il rap per immigrati, questa era cosa che in Francia sarebbe almeno imbarazzante. E sì, negli ultimi anni appunto succede qualcosa e io torno ad ascoltare il rap italiano perché mi rappresenta. In generale, nel contesto europeo, l'arte non rappresenta le persone razzializzate quanto il rap, chiaramente. Quindi è normale che il rap ha una forte connotazione legata alla questione di classe, all'accessibilità, alla rappresentazione, alla rappresentanza, eccetera. E questo è un dato importante da riconoscere, il fatto che tra tutte le discipline artistiche che possiamo riscontrare, le persone razzializzate sono una minoranza, stereotipate, eccetera, e l'unica disciplina artistica dove la persona razzializzata, la persona non bianca, si sente padrona anche, diciamo, di manifestarsi, raccontarsi, esprimere, creare, muoversi, costruire immaginari e fare successo, come se fosse un qualcosa di proprio, un qualcosa generato da persone simili a lei, è il rap. Questo la dice lunga proprio in termini di classe, in termini di privilegi. Io faccio poesia, ma mi sono ispirata alla cultura hip hop. Sono una poetessa strana per la comunità poetica in Italia, che molto spesso invece hanno un percorso legato alla filologia, alla letteratura, a un percorso, sì, diciamo, tradizionale, tra virgolette. Quindi è difficile, per questo dico sono entrata un po' dalla finestra. Ho iniziato a riascoltare rap italiano proprio perché sento che quella cosa mi appartiene, mi rappresenta. Nonostante il livello di coscientizzazione, magari sono più piccoli di me, quindi mi sento io adesso la sorella maggiore, nonostante, però mi piace il tentativo di riappropriarsi di un qualcosa che è anche in qualche modo parte delle nostre culture. I rapper razzializzati in Italia non si sono ispirati ai rapper bianchi italiani. Molto spesso i rapper nordafricani sono cresciuti con il rap francese, i rapper neri sono cresciuti con il rap inglese o statunitense, eccetera, eccetera. Il rap italiano bianco, oltretutto, è anche vettore di stereotipi razzisti e pericolosi. Al di là dell'uso della N-word, che è cioè quello sdoganatissimo ed è l'esempio più basic, ma ci sono rapper molto famosi che proprio producono un pensiero razzista attraverso il loro rap. C'è un rapper molto famoso che si chiama Massimo Pericolo, che proprio un suo pezzo famoso in cui esordisce dice tra sti neri sono come l'uomo bianco, usando la N-word. Sono il capo tra sti neri come l'uomo bianco. Cioè, ok, questo è un altro livello. Ovviamente la metafora su Genius, se vai a cercare, la metafora dice no, Massimo Pericolo intendeva dire che nella sua cricca di amici lui è il più forte. No, tu hai detto una cosa schiavista. Sono il capo tra sti neri come l'uomo bianco. Che stai dicendo? La cosa drammatica è che nessun rapper ha risposto.
E la cosa ancora più drammatica è che ascoltando rap scopri un po' del razzismo, cioè qualcosa te lo dice il rap, non è che devi essere totalmente nella tua bolla, nella bianchezza. Perché fai rap? La domanda a un certo punto. A un certo punto, perché fai rap? Ci sono molte persone nere in Italia che delegittimano proprio il rap fatto da persone bianche in Italia. E questo diventa anche una difensiva pericolosa, perché in realtà il rap è globale, tutte le culture del mondo lo hanno trasformato nella propria cultura. E la cosa pericolosa è quando, per me è il mio punto di vista ovviamente, è quando la cultura nera, in particolare la cultura della diaspora, diventa solo consumo e non è più cultura. Quando tutti andiamo a comprare la maglietta perché c'è Tupac, però l'ha prodotta Bershka. E però nessuno sa che Tupac aveva la madre che era una attivista delle Black Panther. E non sanno neanche che cosa sono le Black Panther, ma magari piace vedere il poster delle Black Panther, e però se vedono che muore Alika Gorciuku non fanno niente, si girano dall'altra parte. C'è un qualcosa di strano a livello psicologico che non capisco. Com'è possibile fermarsi al consumo e non percepire il lato dell'urgenza, della lotta? Cosa è successo? Da un lato l'hip hop ha contribuito anche a trasformare la cultura nera un consumo, perché anche molti artisti neri, molti rapper in particolare, si sono venduti al consumo, hanno preso una fetta del capitalismo. Come Stuart Hall, in una bellissima citazione, disse: la cultura hip hop è stato un tradimento della storia afroamericana, perché è stato un passo molto importante, anche molto forte, si entra ufficialmente nella dimensione della supremazia capitalista, diciamo, nelle disillusioni in un periodo particolare. Non lo so, io sono cresciuto con la cultura hip hop e mi ha insegnato qualcosa che per me è stato utile. E come si può trasformare, come si può riuscire a fare una critica al capitalismo se però il capitalismo stesso ti permette di veicolare dei contenuti? Eccoci. Well, as you can see, I'm not a senior citizen. I refer to myself as a person of long standings. And as a result of that, I've seen it all. You know, when we talk about the Black Arts Movement, you know, all that was going on. The Black Power Movement was the sort of sister to the Black Arts Movement. And during that period of time, they were assassinating all of my people. You know, Medgar Evers, you know, Martin Luther King, Malcolm X, they didn't get to be 40 years old. I was hanging around with James Baldwin back in the days. And what I found, and this is my opinion, that at that point, my hate was killing me. It wasn't killing the hated. And so I had to make some adjustments. And when I did that, then a lot of things came to fruition. And in terms of rap, the rap that I'm involved in all the cultures. What I found that if you would listen to some Gil Scott Heron, or some of the others before rappers got involved in the bullshit, then you would have a better understanding. But I hear a lot of pain in you, and I don't like that. I don't know if you can sustain your existence and do what you need to do on this planet if you're consumed so much
with this racism from day to night. There's no rest there, and there's no real understanding how you can make a real difference. And this is my opinion, because as Malcolm X says, racism is like a Cadillac. You get a new model every year. So you really have to pay a little more attention to how you're feeling and how it's affecting you, because as I said, hatred kills the hater, not the hated. I don't know if I understand everything, but Sukina helped me to understand. So I think I understand the macro concept. And I'm in part agree, but it's real that we in Italy have a different situation, I think, because okay, switch in Italiano. in Italia, in Italy. Okay. Sorry. In Italia abbiamo una situazione molto specifica che secondo me non ci ha ancora permesso, cioè non abbiamo delle comunità così consolidate, così radicate che superano la dimensione di rabbia. Negli ultimi anni si stanno iniziando a formare, e anche qui è assurdo che comunque a livello temporale sia partito da comunque Black Lives Matter, quindi io come persona afro-italiana sento che l'Italia, cancellando dai libri di storia il colonialismo e il razzismo, lo trasforma proprio in normalità. E quella normalità, se non hai uno spazio, cioè quella normalità tossica, se non hai uno spazio e una comunità per decodificarla, è davvero difficile trasformarla come sentimento. Infatti, cioè, per me la performance di We è liberatoria, proprio perché è uno delle poche artiste che testimonia ciò che viviamo, ciò che succede, e che spesso non abbiamo neanche spazio per nominare, perché poi se lavori sia come cameriera o anche nei contesti culturali, devi essere normale. Quindi come rielabori quella cosa? E poi un'altra cosa che volevo dire anche ieri, avevo fatto un intervento sulla mancanza di spazi e spazi per la comunità, risottolineo, ma c'è anche una questione, mancanza di spazi chiaramente per chi non ha un privilegio economico di accedere a determinati spazi, perché Milano è piena di spazi vuoti, però ci si può accedere soltanto con un certo, sì esatto, soltanto con davvero tanti 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 soldi. E penso che noi come persone razzializzate proprio abbiamo delle modalità di essere razzializzate fra noi estremamente diverse, c'è chi è razzializzato a un privilegio economico, ma essendo per lo più persone razzializzate con background migratorio, la maggior parte di noi è anche povera. E questo è l'ennesimo motivo per cui io ad esempio sento così tanto quella mancanza di spazio per rielaborare, che invece è fondamentale per passare da
rabbia, dolore e continuare a parlare di razzismo, a trasformarlo in qualcosa di più leggero, perché lo vivi tutti i giorni senza spazio. E questo penso sia proprio una cosa di posizionamento, perché capisco, ma è proprio diverso. Salve a tutti, mi presento, sono Simone Andrés Sollearo, beatmaker di origine peruviana, professore del Sai Institute, e mi collego subito alla tua tematica, perché credo che sia essenziale, soprattutto in questo periodo, e credo che la soluzione sia l'auto-organizzazione. Quindi incominciare innanzitutto a fare rete fra di noi e quindi provare a costruire insieme degli spazi, rioccupare degli spazi che sono ancora liberi da troppo tempo e che questa città non ci concede. Quindi assolutamente auto-organizzazione. In base a questo vi dico pure che è una cosa reale, nel senso che si può fare effettivamente e che è già in essere in alcuni punti di Milano. Quindi se andate a cercare alcuni spazi occupati, alcune persone che si occupano di tutto questo, anche a livello politico, ci sono delle possibilità. Si tratta soltanto di parlarsi e di fare rete. Quindi questa è secondo me una cosa fondamentale. Ripeto, insieme si può, assolutamente. E collegandomi al tema prima della Wii, in questo caso l'hip hop e il rap nello specifico, è riuscito a dare un gancio, è riuscito a collegare tutto questo, perché se ci pensate da ormai diversi anni a questa parte, è la lingua dei giovani, ok? Il rap è arrivato prepotente qua in Italia, dopo la prima ondata dei 90, ha avuto una nuova giovinezza adesso, con la trap moderna, che grazie alla sua, diciamo, atmosfera accattivante per i ragazzi più giovani, comunque li ha iniziati a riscoprire una cultura che ovviamente arriva da molto più lontano, arriva dagli anni 80, Kool Herc con mitica prima Gen Session, tutto quello che è appunto la cultura del rap originario, quindi dei block party e via dicendo. E sono arrivati adesso a parlare questo linguaggio che effettivamente fa molto parte di una parte della classe, diciamo oggi moderna, che è in necessità e che ha bisogno. Questo perché credo che sia uno dei linguaggi più diretti e più senza filtri che ci siano, perché il rap non ti racconta cazzate, ti dice la verità. È cruda a volte la verità, ma te la dice in questo modo perché è così che deve essere. E quindi da quel punto di vista è diventato il linguaggio con cui i ragazzi vogliono esprimersi, perché non hanno bisogno di un filtro, non hanno bisogno di un diploma, non hanno bisogno di studi, dicono quello che vedono e vedono quello che dicono. Poi ovviamente se si parla del rap moderno magari c'è qualcuno che fa anche un po' di scena, ma si conosce subito, si rivede subito, soprattutto se fai parte della scena queste cose si notano subito e quindi sono già messi da una parte. Questo per dirvi che il rap effettivamente secondo me è una possibilità che i ragazzi oggi hanno di comunicare e soprattutto chi viene da un background migratorio e quindi sta soffrendo un'integrazione che a volte è solo a parole, a volte sono solo degli slogan, allora riesce veramente a esprimersi con delle parole anche molto crude, però tramite questo tipo di linguaggio, che non è solo verbale, è anche fisico, è anche non è solo fare una rima, è proprio un modo di essere, un modo di vivere la vita, un modo di far vedere, far percepire la propria presenza a qualcun altro. E una cosa che mi è molto piaciuta e che io credo che abbia salvato in molti, me compreso, è il fatto che il rap, ma in generale la cultura dell'hip hop, perché ricordiamo l'hip hop è la vera parte più centrale in tutto questo, è riuscita a declinarsi in maniere molto interessanti in tutto il mondo. Come stavamo dicendo prima, ogni parte del mondo ha avuto la sua evoluzione dopo che ha appreso, diciamo, le radici di quello che è questa stupenda cultura dell'hip hop. E ogni, diciamo, parte del mondo l'ha declinata a sua maniera e quindi ha sviluppato poi una sua forma d'arte, una sua forma di esprimersi tramite quello che è il proprio background culturale. È sempre stata una musica scomoda, se vogliamo, perché è una musica principalmente di denuncia e di protesta, ok?
quindi è sempre stato qualcosa di mal visto, se vogliamo, da un modello classico che appunto vorrebbe una musica più pulita, più pop, più digeribile. Ne abbiamo esempi purtroppo ancora recenti, pensiamo a Pablo Hasél in Spagna, pensiamo a Pedro Mo in Perù, tutta gente che è stata perseguita politicamente e proprio con altro che DASPO, proprio carcere pesante, per delle parole, per della musica, una cosa che è impensabile al giorno d'oggi, per me non esiste. Quindi io penso che tutto questo, per concludere questo pensiero mio personale, dovrebbe essere semplicemente un insegnamento che noi dobbiamo prendere, dobbiamo prenderne atto e dire ok, questi ragazzi che usano questi termini, questi ragazzi che si esprimono in questa maniera, non dobbiamo condannare il loro fatto, quello che dicono, perché semplicemente loro dicono quello che stanno vivendo, e se una società reprime un certo tipo di persona, quella che non è il prototipo della persona locale, diciamo, allora è giusto che loro parlino in questa maniera, è giusto ascoltare le loro denunce. Quindi ascoltiamo questi ragazzi e non denunciamoli. Usiamo in questo caso il rap come metodo di passaggio, di parola, di comunicazione, e soprattutto come modo per passare anche per noi messaggi, e quindi di nuovo come uno strumento di rivendicazione sociale. Grazie. I can be very brief. I want to start with I so appreciate that you said you cry a lot in your work. I still have the feeling in my body, my heart, of your piece that I saw out there. It stays with me. So I think that yesterday, if we were thinking about the possibility of common language or understanding or connection, I realize that it's through artworks and projects like yours that tap into the, you know, whether we want to call it grief, trauma, pain, you know, the primal scream. I think actually Lanier was talking about the primal consciousness, and we touched upon trying to understand our experiences of colonialism and slavery in some way that embedded and took those into account, but also took into account some transcendence of those. And so I felt like your artwork took me to a place of that sort of common ground, and I'm still in it and with it. I also, you know, think that with that said, something like rap is really so important to consider as a way to globally outperform racism. So if, as Robert Page said, you know, using the quote from Malcolm X, that there's a new model of racism every year, that's the problem with it. It's impossible for us to truly transcend. So that is what we're dealing with in the US right now. There's so much pain and grief post George Floyd and these recent killings and deaths, because I think many Americans were sitting in the place of thinking that it was over or that it was in a better place. And then we realize, oh, it's not. So it was what I was saying yesterday about those huge letdowns, right? But the fact is, for many of us, we know it's never, there's a new model every year, maybe every week, in every culture, in every nation. So this is what matters, I think, with rap and work that you all are making. You know, what we could think about is how to outpace it. What new forms of institution making, what new forms of art making can outpace and outperform racism? And then you have to come up with another one that can outperform it and outpace it the next year. Do you know what I mean? And so this is why I think making spaces where you can think about how you can strategically, I hope this language is transcending in Italian, but beating it and then knowing that it's going to come back. So you have to find another way to outperform it.
is really, really key. And so I think you are that, you are close to that. I think absolutely that's what RAP has told us. You know, RAP was a way to not have the degrees, not have the education, not have the money for the fancy equipment, but still to outperform racism and produce something and to be rich if you want. So even the capitalist side of it is like, you know, it's okay. That was part of the end game. That was part of the agenda. Whether it continues to be interesting, you know, we can all interpret in different ways. But my point is there need to be other forms like RAP. That is the real problem. We need other forms like RAP that might be able to outperform racism momentarily. And that is really the work of, you know, creative people and artists who are racialized, who want to be able to interpolate that pain, that suffering, that trauma, but also continue to produce. Io ti ringrazio tantissimo, è la terza volta che vedo la tua performance, quindi e sta diventando sempre più necessaria, e quindi ti ringrazio davvero molto e mi sono molto emozionata quando hai condiviso anche il tuo percorso di riconciliazione rispetto, non lo so, a una memoria incarnata che molto spesso l'attivismo politico inaridisce. Cioè, è la prima volta che sento al di fuori di me questo pensiero che mi tartassa quotidianamente, perché credo che sia, diciamo, una biografia abbastanza comune nelle comunità attiviste in generale. E inaridirsi e sacrificare anche il proprio lato di tenerezza e di gentilezza. Cioè, lo sento proprio come un sacrificio politicamente necessario, ma a quale prezzo? Quindi grazie mille, perché da questo punto di vista credo che la tua performance si ricolleghi tantissimo alla letteratura, che in qualche modo a me personalmente mi ha permesso di liberarmi, o comunque di star cercando di liberarmi da certi stereotipi anche biografici, che ovviamente non posso non citare Belux, perché io credo che in qualche modo, ho anche Gloria Anzaldúa, che mi ha completamente folgorata nell'ultimo periodo, hanno un modo di attraversare l'autoistoria, l'autobiografia, a partire da un posizionamento estremamente doloroso e incarnato, ma senza sacrificarlo. E questo penso che sia un portato che anche dobbiamo in qualche modo restituire o cercare di rileggere e tradurre nel modo in cui organizziamo le piazze, le manifestazioni, le forme di dissidenza, che molto spesso trovo retoricamente autonome, rigide e in qualche modo astiose, in cui i corpi vengono ancora una volta invisibilizzati, il loro portato, il loro precipitato autobiografico viene ancora una volta omologato ed è una violenza epistemica ulteriore. E quindi, cioè, grazie. In realtà mi riecheggiano tantissime delle parole che sono state condivise e uno dei campi semantici che mi sta ossessionando nell'ultimo periodo, anche grazie a vari, diciamo, prodotti culturali che in qualche modo mi trovo a consumare, è il discorso metabolico. Recentemente ho visto La Merda di Ceresoli, poi successivamente ho visto la tua performance ancora, e quindi e ieri ho visto Presiado, che è tipo tutto ritorna e tutto riecheggia. E quindi mi chiedo come effettivamente si possa elaborare una difesa metabolica e se il territorio della performance non possa essere in questo momento storico forse l'unico strumento agibile, perché la performance, che sia poetica, musicale, con tutti gli intrecci disciplinari possibili, credo che sia effettivamente la possibilità di non so come dire, incarnare in maniera metabolica una memoria che è sotterranea o censurata, cioè vederla, visualizzarla, non solo nominarla,
Quindi è davvero un incantesimo super forte che non saprei come altro declinare. E, rispetto alle possibilità di un corpo, perché appunto quello di cui diciamo si stava parlando anche con Presiado ieri, e la tua performance secondo me si inserisce in questo discorso, e che cosa può un corpo? Cioè è quello che effettivamente hai performato tu dal mio punto di vista. Può uccidere per amore, per protezione, per sicurezza, per rabbia, per violenza, però che cosa fa un corpo quando restituisce la merda che ha dovuto necessariamente ingurgitare? Cioè è un sistema di digestione quello che ho visto io oggi, rigurgitante. Ti restituisco in qualche modo, in maniera completamente sovversiva, quello che ho dovuto interiorizzare. E quindi è io la vedo come una strategia di hackeraggio rispetto a un sistema che è violento dal punto di vista epistemico, dal punto di vista delle rappresentazioni simboliche, dal punto anche di vista dei meccanismi metabolici, non so come dire, cioè il fatto che tu abbia preso come punto di partenza un meccanismo normale, o comunque siamo tutti uguali sulla tazza del cesso, è strapotente. E mi chiedo se questo possa essere il punto di partenza, se appunto il corpo possa essere l'unico possibile dispositivo di rivoluzione somatopolitica. Cioè io credo che quello che tu abbia fatto oggi è un po' l'inizio di questo. Non lo so, è un momento, cioè un po', non so bene se si è capito qualcosa, però volevo sapere. Allora, io volevo anche dare un lato positivo di tutta questa storia, perché mi ha ispirato a dire anche qualcosa di... cioè, una cosa che, diciamo... Faccio un discorso per collegare i nuovi trapper. Allora, io, scrivo poesia, e... perché oltre a riferimenti rap, hip hop, poi altre figure hanno, diciamo, in qualche modo condizionato il mio interesse verso la parola, ma la poesia proprio come radicalità del pensiero. Questo però era un racconto, non era un testo poetico. E la poesia mi ha portato a riflettere sulla lingua, cioè io scrivo poesia, e quindi faccio una riflessione radicale sull'uso delle parole, e faccio una riflessione radicale sull'uso delle parole, ma sto usando la lingua italiana. Io incarno, tornando appunto al corpo, io incarno più di una lingua. Sono una persona bilingue che è nata con un'altra lingua, che è una lingua orale e che rappresenta la diaspora vista dall'altro punto di vista. Cambia completamente il significato della mia esperienza parlare l'altra lingua. E quindi inizio a riflettere sull'uso della mia lingua madre. E l'uso della mia lingua madre inizialmente aveva era una presenza esotica all'interno dei miei testi, chiaramente, perché se uso derision chiaramente fa un effetto esotico. Quindi ho iniziato a chiedermi se l'uso del derision era, perché a me piace esotizzarmi e avere questa, diciamo, essere un po' così colorita, oppure aveva una prospettiva politica l'utilizzo, perché e per come io uso il derigio. Quindi da lì il fatto che il mio riferimento sia il rap e la trap è stato molto utile, perché sul piano della sociolinguistica, proprio come materia, diciamo, di linguistica come materia, quelli che davvero, e non gli viene riconosciuto il merito, davvero manipolano, creano la lingua, sono i rapper e i trapper razzializzati, mescolano le loro lingue, e partendo non soltanto dalla loro esperienza ma anche dai loro riferimenti, si appropriano dello slang, costruiscono un linguaggio e quello lo rivendicano come un linguaggio di appartenenza. Di fatto è più rivoluzionario ricostruire una lingua, creare una lingua, che non mettere un contenuto politico nel suo interno.
E quindi per me sono un grande riferimento da questo punto di vista. Poi un mio amico, artista anche lui, di origine marocchina come me, mi ha fatto riflettere sulla lingua orale, cioè la lingua della diaspora. E poi questo è diventato tutto un lavoro che adesso, diciamo, nell'ultimo anno mi ha impegnata particolarmente come riflessione: la lingua orale e la lingua scritta, la lingua nazionale e la lingua locale, e il dialetto e la lingua internazionale, eccetera eccetera, cioè tutti questi spazi, cercare di capire anche non soltanto i rapporti di potere ma l'impatto creativo e organico che possono portare con sé. Faccio un esempio: la lingua orale di cui appunto che è la lingua, è mia lingua madre. Questo mio amico, a un certo punto, io nel mio senso di inferiorità che ci portiamo, perché è considerato un dialetto arabo, ma il mondo arabo è molto lontano dal Marocco, perché il Marocco è il paese più lontano dal mondo arabo. Quindi è il dialetto più sporco, impuro, difficile da capire. Quindi la sensazione che ho sempre condiviso, e molto spesso nella mia comunità condividiamo, è, cioè, dovremmo parlare arabo, ma manco quello è arabo, cioè una roba che solo noi ci abbiamo, perché è totalmente contaminato da tante cose. Lui mi ha detto: attenzione, questa è una lingua ipermoderna, d'avanguardia, perché è una lingua che contiene 5 o 6 lingue al suo interno, e nella sua oralità è molto più coerente con il flusso costante della storia, perché fluidamente continua a mutare nel tempo. Ed essendosi elasticamente costruita nel mangiarsi le lingue occidentali, la lingua amazigh, la lingua araba, essendosi mescolata, non esiste il concetto di neologismo, perché il concetto di neologismo appartiene alla lingua scritta, che per attivare un nuovo modo di parlare, un nuovo modo di dire, la Shwa in Italia è stato un dibattito. Devi mettere d'accordo tutti gli esperti scientifici, ci deve essere un comitato, ci deve essere poi capire con la popolazione, poi, mentre la lingua orale è appartenente completamente all'esperienza. Quindi in Marocco 5 anni fa si parlava in maniera molto diversa. Io mi devo aggiornare perché ormai è ancora più fresca questa cosa. E nel rap non esiste il neologismo, perché senti che loro inghiottono tutte le parole occidentali che conoscono, e noi, avendo vissuto l'Occidente a casa nostra, abbiamo la fortuna di poter dire che, come vantaggio, diciamo, rispetto all'Occidente, noi capiamo tutti ma loro non ci capiscono. Questo è un vantaggio, non è un limite. Possiamo mangiare qualsiasi lingua arabizzandola, marocchinizzandola, e già è nostra, ce la apropriamo. Quindi tu senti che questi fanno delle rime ficcando dentro tutto, e faremo qualsiasi cosa, e non devi. E questa cosa per me nella poesia è di estrema ispirazione. E faccio un esempio: noi abbiamo delle formule orali, per esempio, per fare una negazione, per dire non sto parlando, non parlo, manhadarsh, ma verbo sh, come il nepa, no? Ma e sh sta prima e dopo. Se io dico men parlish, cioè uno mi capisce in Marocco, cioè non è che lo sente come una cosa strana. Posso dire men studish, men parlish, men mangish, men fumish, men bevish, questa cosa è normale. Oppure se io dico hai mangiato, dico mangiti, è normale, cioè non si percepisce come una violazione della grammatica, non è orale. In questo senso faccio poesia orale, e poi anche perché è un'esperienza di analfabetizzazione nella mia famiglia, quindi cultura bassa e cultura alta è sempre la grande dicotomia, anche quando si parla di arte ci vuole sempre un livello intellettuale, però, cioè, i nostri genitori si sono fatti il mazzo, e loro però qua dentro non capiscono che lingua parliamo.
il corpo, appunto i miei riferimenti, invece sul piano della poesia, per me è stato un grandissimo riferimento Federico García Lorca, che in Spagna è riuscito a proprio dipingere quello che è l'ispirazione spagnola del duende. Il duende, come questo piccolo saggio sconosciuto, lo conoscono tutti perché ha scritto per il teatro, ha scritto poesia, ha fatto tante cose, però Federico García Lorca, questo piccolo saggio che si chiama Teoria e gioco del duende, dove lui spiega che cos'è l'ispirazione spagnola. E, è un poeta che è stato ucciso, è stato ucciso soprattutto per l'impatto che aveva nel riuscire a ribaltare la percezione della cultura popolare, così come hanno fatto anche tante tanti altri. Quando riesci a trasformare la cultura popolare, che spesso è imbruttita e considerata dispregevole, come dicevano, ti tappi il naso, questa gente che vive nella miseria, cioè quando riesci a trasformarla in bellezza attraverso la poesia o qualsiasi altra forma d'arte, riuscendo a ridare quello che hai fatto alla stessa componente, non vendendola a un'altra a un altro contesto. Quello è il ruolo del poeta. Poeta è semplicemente una persona che raccoglie le parole intorno a sé e cerca di ridare la bellezza che ha riscontrato. Non è una bellezza che si inventa, è una bellezza che semplicemente raccoglie e trasforma per rigenerarla. Il duende mi piace molto come diciamo riflessione, perché mi lega anche all'altro bacino, Andalusia e Marocco. Il duende nasce da un trauma storico, sempre legato, diciamo, a quello che è stato il passato in Spagna, nel Medioevo, la cacciata degli arabi, la comunità gitana, e come tra di loro, diciamo, si è creata un'alleanza che poi si è trasformata in cultura flamenca, arabo-andalusa. Il duende lui lo intende come un musa, angelo e duende. La musa è un'ispirazione terrestre, ha una forma, un tramonto, una donna, la mia musa. L'angelo sembra in qualche modo essere una ispirazione divina e spirituale, molto, diciamo. Il duende è il sangue, sono le viscere. Crea questa immagine bellissima proprio di questa ballerina di flamenco, che lei nel suo atto incarnato di performare la sua danza, che è molto circoscritta nello spazio fisico, perché non può di certo volare, viene da una storia di oppressione, lei battendo e sbattendo e sbattendosi dentro se stessa, quando riesce a liberarsi finalmente con quel olé, lei riesce a uccidere il duende. È una sorta di ispirazione, di possessione, è una sorta di, come dire, nasce da una superstizione, essendo popolare. Si parlava di folletto maligno, che a casa quando cade un vetro si spacca uno specchio o qualcosa del genere. Tu pensi che ci sia un folletto maligno che ti fa qualcosa? Ecco che il duende si incarna questa sorta di folletto maligno, e infatti il duende riporta l'arte alla sua natura più, come dire, spoglia, più nuda, e lui appunto in qualche modo spogliamoci, no? Facendo vedere le nostre ferite e la nostra vera essenza. Il duende esiste in una sola forma, che è la propria carne, che molto spesso però significa esporsi, e questo per me è una barricata. Molto spesso io so che sto esponendo delle emozioni che possono essere usate da altre persone per risucchiarmi ancora più energia. È una barricata,
come dicevamo anche ieri, bisogna prendersi degli spazi, ma mi prendo anche la libertà di essere me stessa, cercando però di ribaltare sempre di più la presenza delle persone. Cioè che ci sia anche soltanto una persona razzializzata in un contesto pieno di bianchi, a me l'importante è che quella persona si senta liberata da quel contesto. E in questo senso per me la lingua è anche una forma di autodifesa, per me è anche parlare in questo senso, non è più un feticcio esotico, ma anche il confine che io metto nel dire. Scegliere la lingua significa scegliere anche il livello dentro al quale io voglio entrare per comunicare con alcune persone. Ci sono delle parole specifiche in ogni lingua perché rappresentano l'esperienza di specifiche persone, non è soltanto una traduzione. Allora, adesso andiamo a pranzo e ci rivediamo alle 3:30, alle 2, alla sala permanente. E qua all'ingresso ci ritroviamo alle 2 per chi vuole fare la visita guidata. E vi ricordo anche che in biblioteca ci sono i materiali di consultazione fatti da Teofilus Imani, e vi invito a visitare la biblioteca perché ci sono molti testi che risuonano con quello che ci stiamo dicendo e che fanno anche un po' da ponte tra l'esperienza italiana e quella statunitense.